percorso di ricerca che dura ormai da 40 anni, individuale e collettivo, con il Centro Documentazione Donna e Ricerca, le figure di Maria la Madonna e di Maria Maddalena hanno avuto un peso speciale. Non mi sono apparse contemporaneamente. Prima Maria, in un secondo tempo Maria Maddalena. Maria, la grande, mi attirava fortemente e attivava parti di me. Soprattutto la sua verginità, intesa nel senso più alto cui possiamo oggi arrivare a livello di coscienza, mi rimandava parti di me, non come dimensione carnale o morale, ma come purezza. Mi attirava qualcosa di incontaminato, di innato, che parte dal cuore senza passare prima per la mente, qualcosa di assoluta spontaneità. Questo che percepivo anche come leggerezza mi portava fuori dal tempo e dallo spazio e mi trascinava nelle mie infanzie e anche in altre vite, unita all'oggi, legate da un filo conduttore che a volte si sfrangiava e poi si ricongiungeva senza mai rompersi del tutto. Nel mio percorso di ricerca ho vissuto la dimensione dell'affidamento nella relazione con un'altra donna e con me stessa. È stata un'esperienza straordinaria, mi ha aperto all'essere. E dopo varie esperienze relative all'affidamento, perché sono passata poi a un affidamento più generale, ho sentito che Maria mi apparteneva. Per molto tempo ho cercato notizie, fonti, riferimenti storici e non. Nei quattro Vangeli pochissime cose su Maria la Grande, qualcosa in più su quegli apocrifi, ma nel complesso quasi nulla. Per me era quasi nulla. Per comprendere di più il mio sentire, mi sono affidata a me stessa, sono entrata nella dimensione del silenzio e ho lasciato agire un altro linguaggio, dove non ci sono parole, pochissime immagini, ma mi attivavano vibrazioni e segnali direttamente dal corpo. Non so bene come, ma lei, Maria, aveva catturato l'essenziale. Stando contemporaneamente nel suo tempo e fuori dal tempo, aperta a questa dimensione divina come un calice che attira e assapora ciò che più fa penetrare nell'amore. Solo se mi mettevo all'ascolto più profondo di me, potevo comprendere qualcosa. Dicevo, Maria era in compagnia, ma era anche sola con se stessa. Infatti non si parla mai di incontro fecondo con il partner. Era sola, ma aperta alla creazione e consapevole. Ho pensato una creazione divina non può venire che da una donna divina, dove il rapporto col sé più profondo fluisce senza ostacoli e senza partner. Io penso che gli ostacoli a quel tempo fossero molto, molto forti. Il suo sì al divino partiva dalla comprensione del bisogno sulla terra di incarnazione. Non era solo un sentire, ma proprio questa capacità di attivare qualcosa nel mondo, qui. In questa mia ricerca, l'amicizia e la relazione nata con Angela Volpini, che ha vissuto materialmente e spiritualmente questa relazione con Maria, mi ha fatto comprendere ancora di più. Perché lei ha parlato spessissimo attraverso le bambine, parla ancora. Parla di un'umanità realizzata per farci uscire dalla dicotomia umano-divino. Non sono separati e quando l'umano si realizza e porta a compimento le proprie potenzialità, scegliendo l'amore, cielo e terra si toccano. Ho pensato che l'amore nasce spontaneamente in certe situazioni, quando il desiderio di dare si coniuga al bisogno dell'altro di ricevere. È un'alchimia innata, magica, senza riscontro o buona volontà. Maria lo ha vissuto attraverso l'angelo, ma questo atto magico era già dentro di lei, perché riconoscere significa che già conoscere prima qualcosa che è dentro di noi.
E quindi questo gioco del ricevere e del dare nella dimensione divina, che non sono gerarchici, si scambiano felicemente. Angela mi diceva spesso, io quando avevo i colloqui con la Madonna, sapevo che lei mi stava dando, e io però anche davo e ricevevo contemporaneamente. In questo gioco del dare e ricevere, dove non c'è, c'è assoluta spontaneità, dove è il corpo che parla, e non c'è né buona volontà né desiderio di aiutare l'altro, è proprio un'alchimia magica. E per questo Maria non poteva venire prima, dico io, nel disvelamento per gradi, perché Maria per me era la madre e la figlia, figlia e madre del divino. E Maria Maddalena era invece la donna che ama ed è riamata anche, era la donna, qualcosa che non mi rimandava Maria, mi rimandava la verginità, mi rimandava, ma non mi rimandava la donna anche in un percorso difficile che probabilmente ha avuto, però come ci è stata posta non era così. Mentre in Maria Maddalena io ho rivisto mettere in scena la coppia, restituendole in potenza dimensioni sacre e divine in tutta la sua interezza, cose di cui ha profondamente bisogno il mondo ora. L'amore che unisce Gesù e Maria Maddalena è speciale, e quando si ama si è più vicini al divino, cioè è il divino che entra. Le vibrazioni sottili sembrano farci sollevare da terra, si percepisce potenza, sparisce la paura dell'ignoto e si entra nella dimensione mistica. Come sono unite dentro di me queste due donne? Lo erano anche storicamente. Spesso vengono viste insieme attraverso percorsi storici e anche visioni. Il libro di Paola Bizzarri, che mi ha colpito molto, si chiama Il giardino di Magdala, descrive in alcuni punti il percorso di queste donne. Lei dice, vedo arrivare un gruppo di donne a volte da vestiti di canapa chiara, Maria, altre, e Maria Maddalena, sempre insieme. Avevano un gruppo, Maria Maddalena dice in un altro testo, quando arrivò per me il momento di diventare una vera Maria, Miriam è una sacerdotessa, ero pronta grazie a lei e a tutto quello che mi aveva insegnato. La grande Maria era un grande modello di obbedienza, ma rispondeva solo a Dio, udiva i suoi messaggi con assoluta certezza. Suo figlio aveva la stessa capacità. Che io ricordi, dice, è stata la prima donna ad avere una conoscenza così chiara del divino. Se Maria mi rimandava al nostro essere virginale incontaminato, figlia e madre della matrice primordiale, Maria Maddalena mi apriva alla donna, cancellata dalla Chiesa per mantenere il dominio sulla vita. Il puzzle si arricchiva di nuovi pezzi, alzando il mio livello di percezione e coscienza. Perché noi viaggiamo attraverso strutture mentali, poi all'improvviso si spacca lo schema, abbiamo come delle intuizioni e abbiamo anche momenti di vuoto che sono molto, molto pesanti. Poi un salto di coscienza verso strutture nuove, oltre. Su Maria Maddalena sono stati scritti tanti libri, ora sta rientrando nella storia, rivalutata, rivista e riscoperta e avvicinata alla sua verità. La storia ci legge, recupero della relazione madre-figlia e sorella e poi della donna amata e amante nell'incontro con l'altro da sé. Maria aveva già attuato questo passaggio col figlio, avevano una relazione realizzata in cui ci sono poche testimonianze, ma tutto il percorso di Gesù rivela la sua matrice in Maria. Maria Maddalena diventò, anche lei ha avuto un'approfondita preparazione, era sacerdotessa del tempo, si dice. Conosceva la storia, l'alchimia, conosceva tutti i misteri egiziani. Veniva dall'ascolto della natura, da una bella relazione con la madre, che era molto ricca e la portava in giro
nei vari territori e possedevano tantissimi, si dice che possedevano tantissimi territori a Martala. Non so se questa corrisponde a una verità storica. Pratica le conoscenze nel tempio di Iside dedicata a Gerusalemme, inizia a curare le donne e a occuparsi di loro. La sua vita attraversa momenti diversi, anche difficili, ma io la vivo come sempre pronta al cambiamento. Attraverso di lei mi rendo conto che la verginità non è un dato assoluto, ma si riscopre e si modifica di fronte a ogni situazione. Io mi posso comportare in modo pulito e sereno, o posso non farlo, quindi non è un dato fisso, io sono vergine, come ce l'avevano anche proposto, ma è qualcosa che dentro hai e lo attivi ogni volta che ti trovi di fronte a una situazione. Quello che dicevi tu ieri, io di fronte alle situazioni cerco di trovare l'aspetto che più può aiutare la vita, no? Questa coppia restituisce al mondo il valore sacro dell'amore, dove lo scambio è fecondo, perché si riconoscono. Il riconoscimento porta al sentimento della gratitudine, che è un'energia molto potente, rende l'animo umano più nobile. La riconoscenza, secondo me, nobilita l'animo umano e amplia la capacità di amare con lucidità e crea un salutare equilibrio tra dare e avere. È il sentimento della riconoscenza, a mio avviso, che porta a percepire il sacro, qui e ora, perché il passato e l'origine non creino solo nostalgia, ma un rigoroso collegamento con la realtà quotidiana. All'inizio dei tempi, tutto ciò che serviva alla vita, i frutti, gli animali, le erbe, che aiutava alla crescita della vita, diventava sacro, perché si riconosceva il valore di quello che si riceveva. Senza sfruttamento, il sacro diventava la misura del riconoscimento che si è persa nel tempo, quando adesso tutto sembra dovuto. Maddalena riconosce Gesù, si riconoscono, lo sostiene, lo autorizza, lo accompagna prima e dopo la morte e il legame va oltre. Mi è piaciuta questa frase quando l'ho sentita. Non sono sicura di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo dentro un altro essere che abbiamo creato, che si chiama noi. Benissimo.